ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Nuovo tavolo con il prefetto insieme ai sindacati e ai rappresentanti della PAP, l'azienda che si occupa del servizio di ristorazione all'interno dei 4 ospedali della provincia di Teramo, della casa di riposo dei Benedictis e di alcuni comuni del territorio, sempre per chiedere il saldo dei 6 stipendi ancora non pagati. Ma i sindacati, non avendo avuto ancora novità al riguardo, sono pronti allo sciopero a oltranza. Purtroppo nulla di nuovo, quello che purtroppo ci aspettavamo, però ieri c'è una novità, ossia che siamo andati in prefettura a discutere l'incontro ovviamente convocato dal prefetto per quanto riguarda la procedura di raffreddamento sul ritardo degli stipendi della PAP, non solo alla casa di riposo ma agli ospedali e ai comuni, perché ieri abbiamo detto la parola fine a questa vicenda, cioè abbiamo comunicato alla prefettura che era l'ultima volta che ci sedevamo al tavolo della prefettura e abbiamo chiesto agli enti pubblici di mettere la parola fine a questa vicenda, di trovare una soluzione che deve essere definitiva. Per mettere fine a questa vicenda che cosa farete? Per mettere fine a questa vicenda noi continueremo a fare sciopero e continueremo a chiedere tavoli sempre più in alto, perché c'è un problema di democrazia. Lo Stato che cosa può fare se all'interno delle sue ramificazioni, quindi dei suoi enti pubblici, parliamo di ASL, parliamo di comuni, parliamo di case di riposo, si commettono delle vere e proprie illegittimità ed irregolarità, ossia le lavoratrici e i lavoratori che garantiscono questo servizio allo Stato non percepiscono stipendio. Quindi non ci fermiamo, continuiamo con gli scioperi, continueremo con le nostre iniziative, ma questa volta non ci accontentiamo più né di una promessa, nemmeno di un pagamento. Ci vuole una soluzione definitiva, cioè ci vuole una soluzione che da domani metta la parola fine a questa vicenda, a questa vertenza che oramai dura da anni, perché questo è stato il risultato ormai allo stremo di persone, di lavoratrici, lo abbiamo anche denunciato, l'abbiamo detto al prefetto, noi denunciamo una condizione in cui lavoratrici e lavoratori si stanno ammalando davvero fisicamente e psicologicamente, perché la situazione è davvero grave. In più sapete tutti che da 6 mesi ormai l'inflazione è a più del 15% e quindi con i prezzi aumentati non ricevere uno stipendio sta diventando un dramma vero ed esistenziale. Quindi convochiamo oggi lo sciopero, il 15 dicembre ci sarà lo sciopero generale della CGIL abruzzese a Pescara, che confluirà sotto l'assessorato alla sanità, che deve dirci e garantire che cosa succede negli ospedali, che cosa succede nelle case di riposo e nei comuni, perché in questo momento bambini, pazienti e anziani della casa di riposo mangiano grazie a un servizio di persone che non ricevono lo stipendio.